ci troviamo all'interno del monastero di Sant'Antonio, dove si trovano le monache benedettine. Qui con noi si trova Suor Caterina, la badessa di questo monastero, che oggi è qui con noi proprio per spiegarci una piccola tradizione locale. Siamo nel periodo di Pasqua e, come avete visto all'interno di questo video, ci sono state delle lavorazioni artigianali per quanto riguarda un prodotto che è tipico di questa nostra terra, della Valnerina, di Norcia, e all'interno del monastero viene portato avanti questo discorso. Parliamone con calma. Innanzitutto, buongiorno Suor Caterina. Buongiorno a te, buongiorno a tutti. Da quanto ti trovi a Norcia? Da quanto questo monastero è attivo in questo luogo? Io mi trovo a Norcia da sempre, perché sono nata vicino a Norcia. Il monastero come comunità risale al 1406. Non sappiamo se lungo i secoli sono state sempre monache benedettine o viceversa. Comunque come comunità risale a quel periodo. Io mi trovo qui in monastero da quasi 60 anni. Sono stata sempre qui perché noi abbiamo un voto di stabilità, non siamo trasferite da un monastero a un altro, e ad eccezione di casi eccezionali, insomma. Ecco, siamo state fuori un anno e mezzo dopo il terremoto, siamo tornate qui nel container, siamo accettato un container pur di poter tornare a Norcia e ricostituirci come comunità autonoma, perché siamo stati a Trevi presso una nostra comunità di benedettine. Per tutti coloro che non hanno seguito negli ultimi anni la vicenda di Norcia, nel 2016 c'è stato un forte terremoto che ha danneggiato gravemente anche il monastero e la casa, diciamo, dove si trovavano queste suore. Quindi in questo momento le monache si trovano all'interno di un container che le ospita, dove anche recitano la loro liturgia, dove si trovano costantemente tutto il giorno. A fianco a questo container c'è il monastero di Sant'Antonio, che nei prossimi anni si spera venga ripristinato. Speriamo che sia quanto prima. Però, tornando alle produzioni artigianali che abbiamo visto nelle foto precedenti, di che cosa si tratta nello specifico? Beh, si tratta, come dici tu, di una tradizione, le pizze pasquali di lievito, che praticamente al mattino di Pasqua, una volta erano anche benedette insieme all'uovo sodo, venivano benedette, e la mattina di Pasqua era la colazione che si faceva con la corallina, con il salame, quindi pizza dolce. In genere da noi tradizione è la pizza dolce, in altri posti quella salata, quella con formaggio. E quindi la pizza dolce, uovo sodo e salame, quindi è nella tradizione. Noi abbiamo, diciamo così, tenuta sempre questa tradizione. Una volta, a tempi molto, anni molto indietro, si facevano queste pizze anche per l'esterno, ma parlo di molti altri indietro. Adesso continuiamo la tradizione, e per noi, e anche per così ci serve un pensiero per il tempo pasquale. Si fa sempre un regalino, un pensierino nei tempi forti, Natale, Pasqua, per le persone che ci sono vicine, per riconoscenza, per amicizia. Quindi portiamo avanti questa tradizione e continuiamo a fare queste pizze con lievito. Ok, la ricetta di queste pizze, di queste torte pasquali, di questi prodotti, come dicevi tu, è differente tra la versione dolce e la versione salata. Sì, con il formaggio. Quella con il formaggio. A Norcia c'è questa usanza particolare di mangiare questa pizza dolce, sì, fatta a volte anche con l'uvetta, giusto? Sì, a volte si mettono conditi, uvetta, ma in genere la maggior parte ne facciamo semplici. E si consuma la mattina di Pasqua, sì, insieme, sì, alle uova sode e salame in genere. Salame corallina. Sì. Ci sono alcuni che sicuramente aggiungeranno a questo video le loro usanze, perché alcuni poi la consumano anche con la coratina piuttosto che con altri. Da noi è tradizionale il salame, perché siamo una zona dove la lavorazione del maiale è tradizionale anche, no?
Quindi in genere per Natale si uccide il maiale, si fanno i prodotti. Quindi il primo consumo è verso Pasqua. Quindi A circa 3 mesi dalla. Quindi quei 60-90 giorni di sì. stagione dura standard di Ecco, lavorazione e procedimento. Quindi niente. la ricetta che noi facciamo oggi è quella che io ho trovato entrando in monastero. Quindi Quindi è sì, la lavorazione artigianale a mano, perpetua ma questa tradizione sì. mantenendo viva Anche una sì, vecchia ricetta. ricetta. Ottimo. E quanto tempo impiega la realizzazione di queste pizze? Oddio, molto dipende, un po' dipende dal tempo. In genere quasi una giornata. Comunque già dal giorno precedente ci impegna a preparare il lievito madre, perché non facciamo con lievito di birra, facciamo con lievito madre, e che va preparato il giorno precedente con due lavorazioni. Poi il mattino si fa l'impasto e si va a togliere le pizze dal forno verso le 4. Dal Quindi mattino andiamo a finire verso le 4. una bella giornata. Sì, poi dipende anche dalla grandezza delle pizze, se sono piccole fanno prima, se sono più grandi ci vuole di più, quindi un po' anche il tempo, anche se bisogna tenere una temperatura abbastanza calda, comunque il tempo esterno influisce malgrado la temperatura che uno tiene all'interno. Accendiamo delle stufe e teniamo. E invitiamo tutti coloro che hanno visto questo video a dare uno sguardo al sito web del monastero, monasterosantantonionorcia.it, piuttosto che contattarvi o recarsi direttamente a Norcia per venire a vedere le tradizioni norsine. Per ora ti ringrazio, non Niente, so. noi auguriamo buona Pasqua a tutti, una Pasqua nella gioia e nella pace del Signore, e buona Pasqua. Grazie.